Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Preghiamo meditando i misteri della gloria. Ci introduce alla preghiera di questi misteri la vita di Carlo Acutis, un giovane che ha lasciato questa terra nell'anno 2006 e pensate, appena 18 anni dopo viene proclamato santo. Ha bruciato tutte le tappe. Chi era Carlo Acutis? Nacque a Londra, il 3 maggio 1991, da genitori italiani, Andrea e Antonia Salzano, che si trovavano a Londra per motivi di lavoro. Venne battezzato il 18 maggio nella chiesa di Maria dei Sette Dolori, a Londra. Nel settembre 1991 la famiglia rientrò a Milano. All'età di 4 anni i genitori lo iscrissero alla scuola materna, che frequentò con grande entusiasmo. Giunto il momento della scuola obbligatoria, venne iscritto all'Istituto San Carlo di Milano. Dopo 3 mesi venne trasferito alle scuole elementari, perché l'Istituto Tomaseo delle Suore Marcelline sembrava la scuola più adatta, anche perché era più vicino alla sua abitazione. Il 16 giugno 1998 segnò una tappa decisiva della sua vita. Ricevette la prima comunione, in anticipo rispetto all'età consueta. Per la sua affabilità e cordiale ilarità, Carlo era sempre al centro dell'attenzione dei suoi amici, anche perché li aiutava nell'uso dei computer e dei programmi. Molti sono gli attestati di riconoscimento delle sue doti informatiche e della sua completa disponibilità a metterle a disposizione dei suoi compagni di scuola e di chiunque ne avesse bisogno, compresi i familiari. Una delle caratteristiche di Carlo era quella di trascorrere maggior parte delle sue vacanze ad Assisi, in una casa della sua famiglia. La cittadina umbra, oltre a divertirsi con gli amici, imparò a conoscere San Francesco e rimase affascinato. Dal poverello imparò a rispettare il creato e a dedicarsi ai più poveri. Gli esempi di San Francesco lo spinsero a esercitare la carità nei confronti dei poveri, dei bisognosi, dei senza tetto, degli extracomunitari, che aiutava anche con i soldi risparmiati dalla sua paghetta settimanale. Diceva spesso: la santità sta in questo, meno io e più Dio. Come sono profonde queste parole. Il fulcro della spiritualità di Carlo era l'incontro quotidiano con il Signore nell'Eucaristia. Egli ripeteva spesso: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. È questo il centro di tutta la sua esistenza, trascorsa nell'amicizia con Gesù. Ciò si tradusse, dopo la prima comunione, nella partecipazione alla messa tutti i giorni, con il permesso del suo direttore spirituale. Grande devoto delle apparizioni e del messaggio di Fatima, a imitazione dei pastorelli, offriva dei piccoli sacrifici per coloro che non amano il Signore. Quando per gli impegni scolastici non poteva andare alla messa, faceva la comunione spirituale. Compì anche una preziosa opera di apostolato in mezzo ai compagni di scuola e agli amici, spiegando loro il mistero eucaristico con l'utilizzo dei racconti dei più importanti miracoli eucaristici accaduti nel mondo. Fu così che, quale apostolo dell'Eucaristia, Carlo scelse di utilizzare il suo genio informatico per progettare e realizzare una mostra internazionale sui miracoli eucaristici. Si tratta di un'ampia rassegna fotografica con descrizioni storiche che presenta diversi dei principali miracoli eucaristici, circa 136. L'altra colonna fondamentale della vita spirituale di Carlo fu la devozione alla Madonna e si esprimeva nella recita quotidiana del Santo Rosario. Nell'ottobre 2016 Carlo si ammalò di leucemia di tipo M3, considerata la forma più aggressiva, che inizialmente venne scambiata per una forte influenza. Venne ricoverato alla Clinica De Marchi di Milano. Successivamente, per aggravarsi della situazione, fu trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza, dove esiste un centro specializzato per quel tipo di leucemia. Pochi giorni prima del ricovero, offrì la sua vita al Signore, per il Papa, per la Chiesa, per andare in paradiso. In ospedale, un sacerdote gli amministrò il sacramento dell'unzione degli infermi, l'accolse serenamente.
alcuni tra gli infermieri e i medici che lo curavano rimasero edificati della serenità di questo ragazzo. La morte cerebrale avvenne l'11 ottobre 2006. Il suo cuore smise di battere alle 6:45 del 12 ottobre. La notizia della sua morte si diffuse immediatamente tra i suoi compagni e tra chi l'aveva conosciuto. Esposta alla salma della sua abitazione, fu un continuo afflusso di persone. I funerali vennero celebrati nella chiesa di Santa Maria Segreta a Milano. E pensate, la chiesa era piena di poveri che Carlo assisteva con i suoi piccoli risparmi. Il 14 ottobre avvenne il funerale. La salma venne sepolta nella tomba di famiglia a Ternengo, Biella. Poi nel febbraio 2007 fu trasferita nel cimitero comunale di Assisi per soddisfare il suo desiderio di rimanere nella città di San Francesco. Il 5 e 6 aprile 2019 i resti mortali di Carlo sono stati trasferiti nel santuario della spoliazione, cioè la chiesa dove avvenne il gesto famoso di San Francesco che restituisce i vestiti al padre e Vescovo Guido lo copre con il suo mantello. Ora è lì, si trova ad Assisi, il suo corpo sembra il corpo di un giovane che sta dormendo. Tutti dicono che nel vederlo, nel guardarlo, si ha l'impressione che sia vivo e che ci parli ancora. Pensate, 15 anni appena compiuti, è già santo. Che traguardo veramente meraviglioso. Meritiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci porta ad ascoltare il grido del mattino di Pasqua. Cristo è risorto e interviene nella nostra vita, come nella vita di Carlo. Chi ha dato la forza a questo ragazzo? Cristo risorto, perché è sempre presente Gesù risorto nella nostra storia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero glorioso è l'ascensione di Gesù al cielo. Con l'ascensione Gesù non ci ha abbandonato, perché ha detto con tanta chiarezza: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Carlo Acutis ha sentito questa presenza. Ogni volta che si inginocchiava davanti all'Eucaristia, sentiva Gesù, l'avvertiva presente. E Gesù ha guidato, ha illuminato tutta la sua vita, compresa la stagione del dolore, la stagione della malattia. Padre nostro. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gloria ci porta nel cenacolo. Gli apostoli pregano attorno a Maria e aspettano il compimento della promessa di Gesù, il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo riempie i loro cuori di forza, di entusiasmo, non hanno più paura. Escono dal cenacolo e inizia il cammino missionario della Chiesa nel mondo, che oggi dobbiamo continuare noi, perché il mondo di oggi ha drammaticamente bisogno di incontrare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. Perché Maria è stata assunta in cielo? Maria ha detto il sì più importante e decisivo di tutta la storia, il sì dell'Annunciazione, che ha aperto a Gesù, al Figlio di Dio, la porta per entrare dentro la famiglia umana, per salvarla. Con l'assunzione Dio ha detto grazie a Maria. E noi ci uniamo a questo grazie. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, che è la meta della nostra vita. Noi stiamo camminando verso il paradiso. Ogni giorno è un passo verso il paradiso e dobbiamo prepararci a questo incontro, all'incontro con il Signore, per essere abbracciati dalla sua misericordia. Nel frattempo, Maria dal cielo ci segue e ci aiuta a camminare dall'esilio, che è questo mondo, alla patria, che è il paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito santo amore che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per Madre noi. Della Chiesa, prega per Madre noi. Della Misericordia, prega per Madre noi. Della Divina Grazia, prega per Madre noi. Della Fiducia, prega per Madre Purissima, prega per Madre Castissima, prega per Madre Sempre Vergine, prega per Madre Immacolata, prega per Madre Degna di Onore, prega per Madre Ammirabile, prega Madre del Buon Consiglio, prega per Madre del Creatore, prega per Madre del Salvatore, prega per Madre di Misericordia, prega per Vergine Prudentissima, prega per Vergine Degna di Onore, prega per Vergine Degna di Lode, prega per Vergine Potente, prega per Vergine Clemente, prega per Vergine Fedele, prega per Specchio della Santità Divina, prega per Sede della Sapienza, prega causa della nostra gioia, prega Tempio dello Spirito Santo, prega Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega Rosa Mistica, prega Arca dell'Alleanza, prega
porta del cielo, prega per stella noi. Del mattino, prega per salute noi. Degli infermi, prega per rifugio noi. Dei peccatori, prega per conforto noi. Dei migranti, prega per consolatrice noi. Degli afflitti, prega per aiuto noi. Dei cristiani, prega per regina noi. Degli angeli, prega per regina noi. Dei patriarchi, prega per regina noi. Dei profeti, prega per regina noi. Degli apostoli, prega per regina noi. Dei martiri, prega per regina dei confessori della fede, prega per regina delle vergini, prega per regina di tutti i santi, prega per regina concepita senza peccato originale, prega per regina assunta in cielo, prega per regina della famiglia, prega per regina del Santo Rosario, prega per regina della pace, prega per vergine lauretana, prega per agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo Gesù risorto. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione. Il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova, già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, illumini il vostro cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ripetiamo spesso le parole di Carlo Acutis. La santità consiste in questo: meno io e più Dio. Mettiamo in pratica queste parole. Tutti possiamo buttare via qualcosa, qualcosa dell'io, qualcosa dell'orgoglio. E questo è un passo verso la santità. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.